In una estate segnata dall'assenza di tante manifestazioni storiche fermate dall'emergenza sanitaria, Cammina Molise resiste e riparte. Quella che ha preso il via oggi è un'edizione diversa dalle altre, ma alla fine gli organizzatori, dopo mille dubbi, hanno deciso che la 26esima edizione di una delle più longeve e apprezzate iniziative del Molise non poteva fermarsi. Per mantenere la continuità della manifestazione abbiamo deciso comunque di farla questa manifestazione nonostante il Covid-19. Ovviamente con le dovute, rispettando le dovute norme di sicurezza che ci vengono imposte, saremo in formato ridotto quest'anno, non saremo più le 350 persone dello scorso anno, ma saremo un 120-130 persone, così in maniera che il gregge sarà governato meglio, insomma. Rispetto agli anni passati, dunque, tanti cambiamenti, l'area delle camminate è tutta raccolta attorno al capoluogo. Non possiamo prendere per esempio i pullman, cosa che facevamo prima, spostarci da un percorso all'altro, perché quest'anno i percorsi sono stati studiati, diciamo, come in un unico territorio con epicentro Campobasso, in maniera tale da individuare quattro percorsi nel raggio di 25-30 km. Si parte sempre da Campobasso e la sera si ritorna a Campobasso. I comuni interessati sono Campo di Pietra, Mirabello Sannitico, Ferrazzano, Oratino, e questi sono il Campobasso stesso. Un po' agro di Baranello, agro di Busso, agro di Ripa Limosani, insomma, però insomma, non, il Cammina Molise quest'anno ha una forma, come abbiamo detto, del tutto particolare, però garantiamo la continuità, e questa 26esima edizione, perché siamo arrivati a 26 anni di Cammina Molise, insomma, che è una data che già ci pesa addosso, insomma, però insomma, ci pesa con tanta felicità, perché siamo convinti di fare tutto questo lavoro a livello, ripeto, di volontariato per il bene dei nostri piccoli paesi e del territorio molisano, che merita questo ed altro.